Sta per iniziare il talk show con il tema l'orto urbano condiviso. Accanto a me Ambrogio Vario, presidente Codifas. Allora, cosa si intende con orto urbano condiviso? Allora, orto urbano condiviso si intende coinvolgimento intanto delle persone nella gestione di un piccolo appezzamento di terreno e quindi autoproduzione di cibo sano senza l'uso di sostanze chimiche né al suolo né alle piante. Si intende anche socializzazione, formazione, autoformazione, perché tra gli ortisti si instaurano rapporti e relazioni basati sui confronti, sulle tecniche colturali, sulle concimazioni, sui metodi di coltivazione. Significa anche il recupero del territorio, quindi recuperare terreni in stato di abbandono o improduttivi e ridarli in mano alle persone per renderli produttivi, quindi un recupero efficace che presuppone un grande lavoro, una grande passione. Quindi instaurare all'interno proprio della cittadinanza la cultura del bio, biologico, e insieme anche una nuova socialità, quindi. Certo, a Palermo si sono sviluppate, diciamo, possiamo dire, due comunità negli orti, dove si assiste anche ad una crescita collettiva e a delle istanze che vengono registrate da noi, perché le persone finalmente si stanno rendendo conto che le multinazionali mirano solo al profitto e non alla qualità del cibo che portiamo sulle nostre tavole. Quindi si è innescato un meccanismo di informazione, di divulgazione per quanto riguarda le pratiche culturali e di produzione. E peraltro noi, grazie ad un protocollo d'intesa con le istituzioni e l'Istituto Zooprofilattico, possiamo vantare di una certificazione gratuita che vede finalmente coinvolte anche le istituzioni e le strutture che noi paghiamo, quindi abbiamo una certificazione gratuita da parte di questo ente, perché nell'orto condiviso si erogano anche servizi di didattica e con sfondi anche sociale, quindi anche di recupero della persona che ha difficoltà psichiche, ha difficoltà anche nella socializzazione.